A tutti, le relazioni tra Occidente ed Oriente sono sempre state abbastanza diciamo, complicate. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, anzi qualche settimana fa, con il professor Amos Bertolacci che è docente di storia della filosofia medievale e in particolare abbiamo parlato di Luca in questo contesto diciamo un po' critico benvenuto di nuovo tra di noi Amos. grazie per l'invito Sergio e un saluto ai telespettatori di noi TV. bene ecco noi abbiamo parlato l'altra volta eh, di queste contraddizioni anche forti tra due culture la cultura di origine araba e la cultura di origine cristiana che comunque hanno sempre un, un qualcosa alle spalle di comune assolutamente eh, ecco Abbiamo parlato anche di un famoso geografo arabo che capitò a Lucca, perché ci interessa Lucca in questo momento, e trovò Lucca splendida. Visitò il Duomo che era diverso. Sì, eh, sì non, non vide le mura attuali, ma vide le mura in costruzione di, di epoca medievale. Ci lascia una testimonianza davvero molto importante. Della, della centralità di Lucca all'epoca. Lucca è un po' un piccolo centro del mondo tra i vari altri, eh, non, è, non era una città di provincia, era una capitale, potete. Ecco, dire. Lucca era una capitale. Era. Allora, eh, vediamo un po' un attimo. In quel periodo, quando arriva questo famoso intellettuale arabo di cui il professor Bertolacci ha studiato. Parte il viaggio del suo viaggio, quello concentrato a Luca, e succede che c'è un, un, un famoso personaggio, questa volta della cristianità, che è il Vescovo di Luca, Anselmo, che poi diventa Papa, con il nome, mi sembra, di Alessandro II. Esattamente. Corretto? Esattamente. Ecco. È significativo la... che Papa Alessandro II diventa appunto Papa, ma non lascia la carica di Vescovo di Luca. La, ecco, mantiene. la mantiene perché evidentemente Luca era, essere vescovo di Luca, episcopo Lucensis era un segno di, di, di vanto, di prestigio. Bene, la cosa un po' curiosa, ma insomma, fondata storicamente, come tu ci dici, che Luca è rimasta l'arcivescovato di Luca, direttamente, non dico le dipendenze perché si usa un termine laico, però collegata al al Vaticano, no? sì. al, al papato sì. e non risponde ad altre autorità, diciamo, se non quelle del, sì. Sì. del Vaticano. In particolare alla, alla chiesa di San Giovanni in Laterano, quindi c'è un, un legame forte fra la Basilica di San Frediano e il San Giovanni in Laterano a Roma all'epoca. Adesso San Giovanni in Laterano a Roma è stato completamente ristrutturato, ma se uno guarda San Frediano, la parte medievale di San Frediano, può ricostruire com'era la basilica di San Giovanni in Laterano a, a Roma, Roma. all'epoca. Erano chiese gemelle. E eh sì, questo è molto interessante perché eh, c'era anche collegato un, un, un grande monastero eh, di fianco a San Frediano e Luca. Un, un monastero che si può vedere, ora c'è il Real collegio che fa delle certo. cose meravigliose. Eh, però, se uno va dentro, per esempio, nel collegio a Lucca, eh, in alcuni eventi estivi, eh, si trova di fronte a un muro medioevale, è eh, quello che collega quel muro con la, la basilica di San Frediano. Presumibilmente quel cortile lì, dove tra l'altro vennero anche i profughi Dalmati, se non verrà, uh, uh. cioè, vissero anche i profughi della Dalmazia eh, nel subito dopo la seconda guerra mondiale. Ecco, là, si vede, si può vedere il primo profilo della Basilica di San Giovanni laterale a Roma. Esattamente. C'è un oggetto, poi di, di, di una significatività enorme. È piccolino, non lo si vede, ma è sul, la, la copia di questo oggetto adesso è sul tetto della, della Basilica di San Frediano. è Il cosiddetto Galletto Segnavento. Che in origine era un oggetto eh, arabo-islamico, era un falcone che serviva acqua manile, da acquamanile, da, da, da recipiente per le abluzioni sacre. Fu trasformato in galletto con l'aggiunta della coda e delle ali, messo sul tetto della chiesa eh, di San Frediano. Adesso quello che vediamo sul tetto è una copia, abbiamo l'originale preservato di una bellezza. Di una modernità estrema, eh, tra, tra quindi i, non Falcone, ma Gallo. Da Falcone di, viene trasformato. Eh, in E Qui sono i miracoli, tra virgolette, sì. dei, dei conflitti tra religione sì. e, con, e quanto vale. Certo. Quanto accade, dietro le quinte, in qualche modo, per riformare le icone. E, i simboli. C'è però, anche un bel segno di continuità. No? Uno stesso oggetto, pur trasformandosi, connette eh, le, due, le due civiltà. Ecco, in quel periodo però accadono anche altre cose che hanno a che fare con queste eh, dilatazioni del pensiero, del, 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 anche dell'oggetto, perché se non vado errato, in una fase di grossi conflitti tra papate e impero, eh, con l'Islam da una parte e quelli dall'altra, insomma, parlando in questo momento però, e viene tradotto il Corano, se non vado errato, proprio in questo sì. periodo. Da, Nell'abbazia di Cluny può sì. essere... Il promotore fu un abate di Cluny, Pietro ecco. il Venerabile, però il Corano fu probabilmente tradotto in Spagna, nella Spagna ex musulmana riconquistata dagli eserciti, dagli eserciti cristiani. È molto interessante, molto interessante la vicenda delle traduzioni del Corano. Il primo dato importante è cronologico. Il Corano fu tradotto in latino dopo il lancio della prima crociata. Quindi quando pensiamo alle crociate come guerre di religione dobbiamo stare molto attenti. Perché non... Il testo sacro della religione nemica non era stato ancora tradotto e quindi conosciuto in latino all'epoca della prima cosciata, siamo nel, siamo nel 1095. Il quindi c'è Corano... qui una lettura dopo, successiva. Esattamente, esattamente. Eh, lettura... Forse anche una cattiva interpretazione, non lo so. Sì. Il Corano veniva sempre, non era mai una traduzione neutra, veniva sempre accompagnato da alcuni scritti che mettevano in guardia il lettore cristiano, del rischio che questa nuova religione, che questo testo sacro, poteva rappresentare. Era sempre, diciamo così, un companion al Corano che diceva, stai attento lettore cristiano, eh, c'è il rischio che tu ti fuorvi se, se adotti questa religione, stai attento questa non è la vera, la vera religione, la vera religione è la religione cristiana. Questi dicevano, quelli che gli erano... scritti di accompagnamento. Ecco, I scritti di accompagnamento nella traduzione del Corano del Corano. Quindi era già un'allerta sì. forte, sì. No? Sì, sì. però la libertà di leggerlo c'era, sì. certo, certo, però ecco, diciamo così: abbiamo avuto anche un traduttore lucchese eh, del Corano, Ludovico Marracci, mm -hmm. famoso, ecco, è nato a Lucca, poi ha studiato, ha studiato a Roma. Però ogni traduttore non faceva opera neutra di traduzione, opera obiettiva di traduzione, ma sempre accompagnava la propria traduzione con degli alerts verso, verso i lettori. Ecco. Quindi insomma, ogni volta in cui noi ci imbattiamo nel, diciamo, nelle relazioni tra Oriente e Occidente, tra Cristianità e Islami, mondo islamico, ci imbattiamo anche in, in conflitti, cioè sì. in contraddizioni, in, sì. in rifacimenti anche della storia. Cioè, esattamente, proprio così. Eh, Fin da principio. Sì. Ecco, eh, a questo proposito, il, un altro storico, Franco Cardini, ha scritto un saggio che mi ha un po' colpito in, in positivo, molto interessante. Lui sostiene che eh, le relazioni tra il mondo islamico il mondo cristiano sono frutto di un malinteso, sì. sono la storia di un malinteso, ecco, non si sono capiti. Sì. È vero, è vero. E soprattutto il mondo cristiano è stato sempre refrattario a capire propriamente che cos'era l'Islam, perché l'Islam rappresentava una sfida, una sfida quasi insormontabile. Ovviamente, il cristianesimo vuole essere la rivelazione definitiva di Dio, del Dio di Abramo all'umanità, dopo il cristianesimo, sei secoli dopo, nasce un'altra religione mondiale che si appella allo stesso Dio di Abramo. Tra l'altro che ha due miliardi di Esattamente. proseliti, Esattamente. si dice. Sì. Sì. Quindi ecco, la cristianità medievale non trovò altro modo di giustificare l'esistenza dell'Islam se non nel considerarlo un'eresia, una deviazione. Era Quindi, obbligato dalle... Delle dimensioni sì. e anche un po' impaurito perché sicuro. Sì, eh, diciamo... sì, certo. Ma c'era oltre alla paura, diciamo così, dovuta al conflitto militare, all'invasione: noi sappiamo che cento anni dopo la morte del profeta Muhammad, gli eserciti islamici arrivano a, fino a Poitiers nel 732. C'era una paura militare, un accerchiamento sia ad occidente che a oriente, ma c'era poi anche una paura potremmo dire dogmatica, dottrinale: come giustificare una religione mondiale? che viene dopo il cristianesimo e che si appella allo stesso Dio di Gesù Cristo. Era, era impossibile. Non fu facile per i teologhi eh, della cristianità. Bene, questo è molto interessante, anche perché spiega come mai ci sono e ci sono vivissime ancora oggi purtroppo le, le strumentalizzazioni sì. del pensiero religioso, che è tutt'altro, almeno in teoria, eh, ben, ben distante da quelle che sono le logiche. Della morte, de, de, delle guerre e di quant'altro. Eh, poi mi viene in mente un'altra un cosa, che, insomma, qua io mi sono anche preso un, un, una nota, ma sempre sulla base di questo malinteso, di queste strane interpretazioni, anche un uomo, un intellettuale, di, dello spessore di Dante Alighieri, si trova in imbarazzo quando deve andare a giudicare in qualche modo eh, la cultura dell'Islam, la grande cultura che lui sicuramente ha ammirato. Sì, è molto bella la lezione sull'Islam che Dante Alighieri ci propone, soprattutto nella Divina Commedia. Eh, Dante distingue proprio molto nettamente i due piani, quello religioso, in quanto tale, e quello culturale. Mentre ecco, è, diciamo così, è un po' costretto no, a porre eh, nell'inferno tra gli scismatici i capi della religione, i capostipiti della religione musulmana, il promad del suo eh, genero e nipote Ali, fa un'operazione di tutt'altro segno per quanto riguarda tre esponenti della cultura, e cioè Avicenna, Averroè e, e, e niente po' di meno che Saladino. Che non mette all'inferno, non pone tra i dannati, ma inserisce nel cosiddetto limbo. Quindi il limbo si inventa in qualche modo per non mandare all'inferno dei grandi sì. intellettuali arabo, Interessante sì. questa sì. cosa. Un che... limbo che era già il limbo dei bambini non sì, battezzati. Sì, certo. era il limbo Quindi c'era una motivazione di tipo teologico. Sì. Sì. Però lui aggiunge Guarda, anche aggiunge una motivazione politica, o quello che è, insomma. Sì. Ecco, ma eh, che avicenna o oh, avicenna? Avicenna, sì. In questa storia, di, in questa analisi che fa Dante Alighieri? Sì. C era una, quella che che era lui, un grande matematico, no? Anche questo. È stato matematico. Lì, lì nel limbo dantesco viene rappresentato come medico, come medico, perché è certo. posto tra Ippocrate da una parte e Galeno, dall'altra, due grandi medici greci eh, dell'antichità. È bellissima la descrizione che ci fa Dante di questo consesso che lui chiama il gruppo degli Spiriti magni, soprattutto la filosofica famiglia, lui dice all'interno tra gli spiriti magni c'era una famiglia il cui pater familias sarà Aristotele, ma sotto l'egida di Aristotele si raggruppano pensatori non solo greci come Aristotele, ma anche latini come Seneca e Cicerone e soprattutto arabi a Vicenna. Ecco, se tu fai il professore di mestiere, ottimo mestiere, grande professore, però io faccio il giornalista che è un'altra cosa, io sono curioso di un elemento, durante il racconto che tu mi fai, ho letto che a Vicenna... La vicenda si dice, sì. eh, non nasce in una grande città, una capitale, una roba così, nasce nel Uzbekistan che praticamente parlando di mappa come faceva questo geografo arabo era alla periferia di tutto, no? anche la città stessa. Ecco come si può spiegare con l'ottica di oggi che uno, un uomo in periferia del mondo a un certo punto arriva a diventare il centro del mondo, poi del mondo intellettuale. Una bellissima domanda, grazie grazie Sergio. Il proprio la dialettica centro-periferia è una dialettica importante. È vero, Avicenna nasce in un piccolo villaggio che probabilmente adesso non, non se ne ha nemmeno più traccia, nell'odierno Uzbekistan, che ci pare il luogo periferico, no? adesso visto, visto, visto dall'Italia, nasce però... Se guardiamo per bene e allarghiamo la prospettiva e guardiamo il continente euroasiatico nel suo insieme, nasce esattamente al centro. Mm. Nasce esattamente al centro. E attraverso oh, qui, qui, questa zona geografica in cui Avicenna è nato eh, transitavano le vie commerciali dell'epoca, la via della seta, la via delle spezie. Ad esempio, Marco Polo nel Milione ci dice di, essere, di aver sostato per addirittura tre anni. La città di Bukhara, la esatto. cioè città limitrofa, a quella dove Avicenna è nato. Avicenna stesso ci parla di Bukhara con grande ammirazione, dice io ho visto nella biblioteca del sultano di Bukhara libri che non avevo mai visto prima e non avrò eh, mai più occasione di vedere eh, nel, nel, mio, nel mio futuro. Quindi c'era una circolazione di cultura, probabilmente tramite le rotte commerciali, grandissime. E siamo veramente al centro, se, se il nostro mappamondo lo allarghiamo dall'Europa e lo e inglobiamo anche l'Asia, eh, la vicenda nasce proprio al centro di, questo, di questa ampia zona. Bene, io ti ringrazio. La nostra conversazione è, è, è oltre un minuto che ci sta dando la regia e la ringraziamo. Grazie. Con questo augurio del, di una situazione in cui la pace sia al centro eh, del, delle relazioni tra varie culture. E con questo augurio, io ti ringrazio di essere venuto tra di noi in questo studio. Ti auguro buon lavoro come insegnante di filosofia medievale, di storia della filosofia medievale. Ringraziamo il professor Amos Bertolacci di nuovo. Ringra e noi ci rivediamo la prossima settimana alla stessa ora. Grazie per l'invito, per l'opportunità de del dialogo. E un saluto ai telespettatori di Noi TV per l'attenzione. Grazie a tutti, arrivederci. arrivederci. thank <laughs> you